Ricorda di una delle più grandi tragedie dello sport. 31 anni fa, il 29 maggio del 1985, la strage delle Iselle, prima della partita Juventus-Liverpool nello stadio di Bruxelles per la finale della Coppa dei Campioni. 39 i morti nella calca, la commemorazione nella capitale belga dal nostro corrispondente Alberto Romagnoli. Davanti allo stadio del Re Baldovino i ragazzi si sfidano nei palleggi. Sono tutti nati evidentemente dopo il 1985, quando in una sera di maggio questo stadio si chiamava ancora Heysel e fu teatro di una delle più grandi tragedie nella storia del calcio. Per ricordare il 31esimo anniversario al Parlamento europeo si è svolta una tavola rotonda sul tema della sicurezza negli impianti sportivi. Poi alcuni membri dell'Assemblea, insieme a una quindicina di sindaci del Piemonte, una delegazione della Juventus e rappresentanti di varie associazioni, hanno partecipato a una cerimonia sotto la curva dove trovarono la morte 39 tifosi. La memoria è fondamentale, non va dispersa e va allenata, quindi serve impegnarsi costantemente. Poi un modo per riflettere, per capire che dal passato bisogna ricordarsi per non sbagliare dove si sono commessi degli errori. E fra gli spettatori di quella partita Juventus-Liverpool c'era anche Beppe. Verrà proiettata su D'Amore, la nostra associazione ha fatto richiesta ed è stata accolta dal sindaco Fassino, la scritta più 39 rispetto, che è una scritta a cui noi teniamo in maniera particolare, perché visto che queste 39 vittime vengono insultate un po' in tutti gli stadi d'Italia, chiederne il doveroso rispetto è un dovere che riteniamo prioritario come associazione di tifosi.